Come sapete, 2 notti fa ci sono stati degli atti vandalici denunciati già agli organi inquirenti, dove sono stati vandalizzati alcuni mezzi e attrezzature dell'AMA in 3 municipi differenti, 13º, 2º e 7º municipio. Ora, per capire in quale contesto sono avvenuti questi atti vandalici, Roma è una città che 20 anni fa aveva 20 milioni di metri quadri di verde e circa 1.500 operatori del servizio giardini. Dopo 20 anni siamo arrivati ad avere il doppio dei chilometri quadrati di verde e circa 160 operatori del verde, quindi del servizio giardini. Tutto ciò ha comportato ovviamente la necessità di andare a reperire il servizio sul mercato, quindi aziende private e tutto quello che avete visto che è successo in questi anni. Noi stiamo cercando di invertire la tendenza. Come sapete, c'è già un bando per l'assunzione di 30 nuovi operatori del servizio giardini, c'è un bando anche per la manutenzione straordinaria di questi mezzi. Questi atti vandalici quindi sono un segnale che qualcuno ci sta mandando. Noi vi chiediamo di diffondere, di condividere queste risposte che stiamo dando, noi i vari consiglieri, anche l'assessora, la stessa Virginia. Non ci faremo intimidire, noi andiamo avanti, quello che abbiamo promesso ai cittadini di migliorare e efficientare ogni tipo di servizio per noi è la priorità. Non ci spaventiamo di nulla. Grazie.